Allora, io sono stato a Milano e faccio i complimenti perché ho seguito anche spesso a Milano come avete sponsorizzato pure la maratona, ricordo bene, diciamo, siete molto attenti su queste cose. E volevo semplicemente, perché adesso possiamo ufficializzare alcuni dati, perché penso che quello che avete scritto permettono di ufficializzare alcune cose. Quindi non sapevo di Varese che avete integrato, ma quindi il 59% della A2A di fatto appartiene a 4 comuni del nord, il 59%, ed è interessante che praticamente Acerra da sola, in base a quello che voi dichiarate, costituisce il 25% dell'intero vostro produzione di trattamento dei rifiuti in Europa e il 40% della vostra attività in Italia. Quindi su 5 inceneritori che gestite, dichiarate 976.000 tonnellate di rifiuti trattati nella sola Lombardia su 5 impianti. Dato che a Acerra sono 600, e questo è tutto scritto qui, quindi diciamo, non credo, mo lo possiamo ufficializzare. Allora ufficializziamo che attualmente nella vostra attività in Italia, con il 60, visto che noi quando andiamo a giocare a Bergamo o a Varese ci viene sempre ammazzate che non bruciamo i rifiuti, quindi ci fa piacere ufficializzare che per l'A2A, che fornisce tante sponsorizzazioni, e ci auguriamo adesso anche al Comune di Napoli, il 40% già adesso delle attività vengono fornite da Acerra. Siete stati anche, avete anche presentato dichiarazione di interesse per le altre 500.000 tonnellate, risulta ufficialmente, dell'inceneritore di Napoli Est, che o meno si farà eventualmente altrove. Quindi nel momento in cui eventualmente voi con molta perizia vi assicurate anche 500.000 tonnellate di Napoli Est o altrove, ufficialmente possiamo quindi attestare che su 5 impianti lombardi o due soli campani forniranno il 60% della vostra attività rispetto al 40% dell'attività lombarda. Dato che siamo in un periodo federale, dato che praticamente siamo in un periodo in cui dobbiamo fare di nuovo coesione, quindi coesiamoci e nell'ambito di coesione avvisiamo i nostri concittadini del nord che la Campania già oggi fornisce il 40% delle attività della vostra società, al 60% di capitale lombardo, allo 0% di capitale campano. E se avrete l'assegnazione di un altro maxi inceneritore da 500.000 tonnellate, ufficialmente il 60% della vostra attività in Italia risulterà fornita dalla sola Campania e il 40% dalla Lombardia. Dato che il Ministro dell'Ambiente continua a dire che ci stanno 13 inceneritori in Lombardia e uno in Campania, almeno per cortesia fate notare a tutti che due impianti campani fanno il 60% del 100% della vostra attività in Italia, perché il problema innanzitutto è stabilire un corretto rapporto domanda, poi non so, non mi interessa relativamente se anche in Lombardia ci sono i CIP 6 o no sugli impianti che trattate. Ovviamente non ci sono i CIP 6 come lei mi sta dicendo, quindi questo fatto lascia intendere che c'è un certo interesse economico a venire a bruciare. Altra osservazione ormai ufficiale che possiamo fare dai vostri dati ISPRA, che conosco benissimo, ovviamente ci sono altre due cose che voi giustamente fate notare e un'altra che giustamente non fate notare, ma per la quale sono costretto a chiedervi domanda. Quando fate riferimento a quei dati ISPRA che conosciamo benissimo, sapete bene che Acerra, e per questo siete entrati, era programmata, e lo è perché i rifiuti anche in base ai dati ISPRA stanno diminuendo, per la copertura dell'intero trattamento dei rifiuti urbani in Campania. Infatti, le 1.900.000 tonnellate rimaste, se come da legge facessimo gli impianti di compostaggio e salissimo al 50% differenziata, concordiamo con i vostri dati che non c'è bisogno assolutamente di nessun altro impianto di incenerimento oltre a Acerra. Fermo restando esattamente i vostri dati e l'obbligazione dell'adeguamento alle percentuali di legge di raccolta differenziata e di compostaggio. Altra domanda che però, diciamo, giustamente io ve la devo porre, ma giustamente voi... quante domande, perché così... chiedo scusa, poiché Acerra... non riusciamo a fare tutto. Abbiate pietà, ma poiché, diciamo, la gestione dei rifiuti urbani in Campania è un argomentino di una certa delicatezza. Marfella, Medici dell'Ambiente Napoli. Allora, poiché la gestione dei rifiuti urbani è una certa delicatezza in Campania,
e diciamo credo anche serva, come potete vedere, anche a creare coesione in Italia, perché a questo punto mi fa piacere sapere che con la nostra tossicità facciamo stare bene anche la Lombardia, che tra l'altro ci guadagna due volte, nel senso che noi poi i nostri ammalati si vanno a curare là. Quindi voglio dire, almeno quando andiamo a giocare ce lo riconoscessero nelle linee di stanza. La domanda è, dato che questi impianti sono tarati anche per i rifiuti industriali, e delle 4 milioni di tonnellate di rifiuti industriali, giustamente voi non dovete e non avete alcun motivo di farne cenno, avete idea se in una regione che non ha discariche per rifiuti industriali, e tra l'altro è quello che oggi dichiara a Bruxelles il commissario europeo, perché noi sappiamo bene qual è il problema in Campania e lo sanno molto meglio in Europa, allora avete idea se e quanto di rifiuti industriali arriva da Cerra a Stir di Caivano? Anche perché ufficialmente, voi che dite che siete impianti fatti per evitare discariche, ufficialmente dai dati che state presentando esce fuori che 200.000 tonnellate di materiale che va a Caivano va comunque in discarica, il 15% di quello che fate voi comunque deve essere riciclato e va in discarica. Aggiungo, di queste percentuali mi sapete dire in ingresso, perché lo dovreste sapere, grosso modo da quello che ho dedotto io, la vostra principale fonte di ingresso è Caivano? No. No. Allora, quanta monnezza di Napoli arriva in questo impianto? Cioè di Napoli città? Io vorrei sapere. Di Napoli provincia? No, io vorrei sapere, Napoli città e provincia. I codici. Allora, no, i codici mi vengono. Allora, io so, le domande le faccio io. Allora, se mi permettete, ognuno agisce. Allora, io voglio soltanto sapere, non il codice, la provenienza. No, voglio sapere. Non può fare 10 domande perché... Due domande. Si fermi un secondo. Allora, due domande semplici. Quanta munnezza di Napoli arriva e quanta percentuale eventuale supposta di infiltrazione di rifiuti industriali in una regione? Questo impianto, a domanda, visto che voi gestite anche Brescia, voi gestite anche Brescia, non solo, ma Brescia si è offerta pure per trattare rifiuti industriali? Sì o no? No, si è offerta. Mi scusi, faccia la domanda perché altrimenti... Allora, voglio sapere se questi impianti possono trattare anche rifiuti industriali e se avete idea di quale percentuale di infiltrazione di rifiuti industriali ci sia. E quale attività di controllo potete fare su questo? Ascolta. Visto che l'avete fatto per il radioattivo. Cominciamo a rispondere perché sono tante... Va ben documentato, mi sembra. Vi ringrazio perché... Molto accalorato. Ma purtroppo sapete che dice vediamo qualche considerazione di tipo generale a queste domande che per la verità sono abbastanza specifiche per certi aspetti e con un presupposto invece che ha caratterizzazioni di ordine più ampio. Mi riferisco a entrambe i quesiti. Noi siamo ad Acerra perché abbiamo deciso di partecipare alla gara, ci siamo confrontati con altri e ci è stato assegnato questa gestione. Cerchiamo di farla nel modo migliore che ci è possibile, mettendoci l'impegno e l'esperienza che abbiamo. Per quanto riguarda l'impatto sul territorio, io direi, farei alcune considerazioni. Un aspetto questo che a me sta molto a cuore, perché devo dire che anche con la collaborazione dei colleghi della funzione del personale abbiamo impostato un'azione di medio-lungo termine finalizzata a fare in modo che da un primo avvio dell'esercizio dell'impianto nel quale abbiamo portato qua da Cerra un certo numero di persone dei nostri impianti per poter avviare l'esercizio dell'impianto stesso. Parallelamente abbiamo attivato un'azione di selezione e formazione di molti giovani del posto per far sì che potessero acquisire le competenze sia di ordine teorico sia di ordine pratico con stage presso gli impianti esistenti, al fine di creare di costruire una competenza su questa tipologia di impianti, che è una tipologia di impianti destinata a durare negli anni. Non è un esercizio di impianti che
resta un anno, fa una stagione termica e poi sparisce. Questo sono impianti che sono a servizio del territorio per decenni e quindi le competenze locali vanno fatte crescere. Oggi devo dire che la quantità di persone che sono distaccate qua dal gruppo per questa attività sono di fatto ridotte a meno di 5 e il resto sono tutti giovani e persone che sono della regione, del circondario tanti e della regione più in generale. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è l'impatto sulle imprese locali. Anche qua, dopo una prima fase necessariamente legata alle società di costruzione che hanno costruito l'impianto, progressivamente ci stiamo spostando e stiamo facilitando anche la crescita di imprese locali, perché è nel vantaggio reciproco. Da una parte, per quanto ci riguarda, il fatto di avere imprese locali è elemento potenziale di flessibilità. Dall'altra parte, per il territorio sono opportunità occupazionali. Nel pomeriggio di oggi avremo un incontro con rappresentanti di aziende delle dimensioni medio-piccole a Napoli per illustrare loro le modalità attraverso le quali gestiamo gli appalti, le modalità di iscrizione, di partecipazione all'albo fornitori, i criteri che vengono seguiti per la gestione di queste attività. Questo desideravo specificarlo perché è una risposta concreta, non politica, ed è il nostro modo di operare. Aspettiamo allora sponsorizzazioni anche per Napoli e qualche bella pubblicità negli stadi di Bergamo e Milano. Guardate che il 60% della loro... ha sbagliato a fare i conti, cioè 976.000 tonnellate sono le quantità raccolte, quelle trattate, come dicevo, sono 3 milioni di tonnellate che in tutta Europa, ha detto. No, ma in tutta Europa. Sì, ma io sto parlando di Lombardia e Napoli e Campania. Allora, senta. Lei ha scritto Lombardia 970. Ma aspetti un secondo che ha una spiegazione. È che sta scritto qua. Allora, ma aspetti. Lì c'è scritto raccolta rifiuti. Sono i rifiuti che sono raccolti dalla società AMSA Milano, Aprica, non sono i rifiuti trattati sono un'altra cosa, sono i rifiuti raccolti più N altri. E quindi complessivamente il gruppo A2A in Italia, in Lombardia, tratta complessivamente circa 2.800.000 tonnellate di rifiuti. La parte partenope non è considerata in quella valutazione che è lì riportata. Comunque, perché io conosco le portate degli altri impianti. Aspetti, adesso gliele dico, così avete precisamente la situazione, perché il termine utilizzatore di Brescia è circa oltre 800.000 tonnellate. Bene. Quello di Milano sono 500.000. Avete aumentato. 500.000 Bergamo. Tonnellate. Bergamo sono 80.000 tonnellate l'anno. Benissimo. Cortolone sono altrettanto 80.000. Benissimo. E poi c'è Filago che fa trattamento dei rifiuti pericolosi, sono circa 40.000 tonnellate. Che da noi però non si trattano. Va bene, 80. Allora chiedo scusa, no. 8 e 5 fanno 13. E 8 e 8, 16, vogliamo escludere i pericolosi perché sarebbe un altro tipo di gestione. Ma comunque includiamoli. Allora, 8 e 5 fanno 13, 8, 16 e 24 sono circa 1.500.000. Quindi di fatto comunque laddove 1.500.000 la somma è. Allora di fatto comunque a questi conti la sola Cerra rappresenta comunque un terzo della produzione italiana, visto che dice che noi non bruciamo rifiuti, no? E poi non l'abbiamo mai detto una però è un eccetto, no. Laddove prendete anche e ve lo auguriamo a questo punto, se siete così bravi, diciamo anche Napoli Est fa 1.100.000 su 1.500.000, non c'entra niente, totale 45% su 1.500.000, è un dato di fatto, andate avanti perché altrimenti discutiamo, con le risposte poi passiamo alle domande.
aspettate un secondo, aspettate. Ah, la quantità di rifiuti provenienti. Ascoltate, se vogliamo continuare nel caos lo possiamo fare. Noi dobbiamo dare risposte. Abbiamo fatto. Allora si fermi. Lasci rispondere e dopodiché risponderemo ad altri. Ci sono tante vostre persone che vogliono sapere. Due aspetti che dovevo rispondere completamente. Dopo lo farò. Rispondere che riguarda la provenienza dei rifiuti. Tenga conto che noi riceviamo i rifiuti. Chi programma il conferimento dei rifiuti non è A2A, è nell'ambito della regione in collaborazione con le province e che gestiscono la provenienza dei rifiuti. Quindi voi non sapete quanti rifiuti? No, certo che sappiamo quanti rifiuti. Ma mi consenta di finire però, perché sapete che Roma. Lo sappiamo che non siete voi. Allora, noi quindi riceviamo i rifiuti che chi programma decide di mandare. Sono rifiuti che provengono in larghissima maggioranza dagli STIR. Gli STIR fanno la tritovagliatura dei rifiuti, gli STIR ricevono i rifiuti solidi urbani. Tutti gli STIR? Non mi risulta, poi sarà più preciso il collega, che ci siano quantità significative di quelli che lei chiama rifiuti industriali. Qua bisogna classificarli perché non è una classificazione corretta, comunque non è rilevante. Quello che a me interessa, che voi abbiate bene in mente, è che non siamo noi a decidere la provenienza dei rifiuti e la tipologia. Noi controlliamo il tipo di... Noi controlliamo il tipo di rifiuti che vengono conferiti, perché la responsabilità della corrispondenza di quanto viene utilizzato nell'impianto rispetto alle autorizzazioni AIA è nostra, e quindi su 2600 tonnellate non è poco, ed è quanto Brescia, e dato che Napoli va periodicamente in crisi dei rifiuti, se c'è un'idea di sapere, la domanda è secca e sta aspettando. Poi vediamo il riscontro, sentiamo anche gli altri.